I giovani del Grizzly provano ad abbattere le barriere. Con un'iniziativa di integrazione hanno organizzato per domani pomeriggio un torneo di calcio a 7, coinvolgendo i profughi ospitati al Plaza. Oltre a questa occasione sportiva ci sarà anche un momento conviviale con una cena all'hotel del Lido di Fano con piatti tipici dei paesi da cui provengono i rifugiati. L'evento del 14 vuole essere un evento simbolo per esprimere la nostra solidarietà a questi ragazzi e fargli sentire che comunque a Fano non esistono solamente quelle persone che in questi periodi con un'enorme ignoranza si sono espressi con commenti razzisti e xenofobi, e vogliamo utilizzare lo sport come elemento di rottura di tutte le barriere, dei confini e anche per mettere appunto in prima persona questi ragazzi nell'attività e senza superando anche quei commenti pietistici che si sono sentiti a fianco a quelli xenofobi tipici di discorsi e mentalità fasciste. E quindi abbiamo organizzato questo torneo antirazzista per sabato 14 che si terrà al campetto alla Paleotta nell'ex Conad Canale e a seguire faremo una cena al Plaza, una cena etnica dove appunto magari verranno riprodotti anche i piatti tipici di questi ragazzi che vogliamo renderli appunto partecipi e soggetti dell'azione oltre che vittime della burocrazia che li costringe a rimanere ingabbiati qua senza poter andare dove essi desiderano.